oggi facciamo questo viaggio un po' fuori dal normale, più che altro per il tempo. Non ci permette né di allontanarci tanto e né tantomeno di avventurarci in sentieri nascosti. Quindi oggi ce ne andiamo a Serra Monacesca e dopo andiamo a fare anche il percorsino, giusto? No? Sì, lì c'è la possibilità di scendere sotto il percorso che fa il fiume in mezzo alle gole e volendo si può continuare fino ad arrivare alla torre di Polegra, che è un punto panoramico. Caffettino d'obbligo e Luca giusto un po' di robetta perché c'ha un po' di famina oggi. Questo è il motivo per il quale tutti quanti mi suonano e passano a Monacesco. Ogni una volta addirittura uno mi sa che mi volevo fermare al bar. Vi qua, dentro il garage a sumere fa. Scusami, se tu dici di chiudere il finestrino, la porta non la chiude. Scusami. Questa è l'abbazia più antica d'Abruzzo ed è in stile romanico e la facciata è in pietra della Maiella. Le porte sono contornate da decorazioni con motivo a fiori, tipico del romanico abruzzese. Con il soffitto a capriate lignee. Geometrica policroma. Nei primi documenti pare che intorno all'850 parliamo di un iniziale mastero che è stato distrutto, quindi il moto del 990 a inizio dell'anno 1000 è stato riedificata, quindi questa struttura poi nel corso dei secoli ha subito altre ristrutturazioni, ingrandimenti, abbellimenti. Gli affreschi che rimangono del 1000 sono molto danneggiati perché per un lungo periodo l'abbazia rimase senza tetto e quindi furono esposti agli intemperi e al sole. Gambone è oggi frutto di un restauro, infatti come si vede le parti mancanti sono state sostituite da pietra bianca. Invece questi sono gli affreschi del 500 che si trovavano nell'abside e coprivano gli affreschi originali e in restauro sono stati staccati e messi su questi pannelli. E tre gli ordini. Se volete ci possiamo fare un giro sul fiume, andiamo a vedere le tombe. Sta arrivando l'umidità e il venticello, quindi cambio. No, sei pronto per arrivare al cambio imperatore? L'ombrello. No, io non me lo porto lo zaino. E allora guardo, almeno due ombrelli ce l'abbiamo. Ancora non si abitua a questo mondo. Siamo arrivati oggi? Sì, oggi.